Allora, solo due parole di chiusura tecniche, nemmeno politiche, a cui lascerò poi le ultime considerazioni a Paolo. Io vorrei comunque dare un senso che è molto lontano ovviamente da quello che mi ero prefissato, ma era ampiamente previsto dopo 20 anni di conferenze, assemblee, riunioni e quant'altro. Il senso vuole essere questo: io, come ho già accennato, frazionerò tutti gli interventi, li metterò online in una sorta, chiamiamola così, di playlist, cofanetto, contenitore, in modo che sia una vetrina di quali e quanti pensieri abbiamo espresso oggi. Non ho raggiunto il mio obiettivo, ma mi sento profondamente arricchito da un sacco di testimonianze interessantissime. Il nome del sito? Darò la comunicazione opportuna, dammi il tempo di... sto inventando passo passo, step... ecco. Quindi sì, comunque adesso troveremo tutte il modo di comunicare tutto a tutti. Quello di cui vi prego, proprio per dare maggior forza a questa iniziativa, a questa giornata, è a vostra volta promuovere questo sito, questo cofanetto, che non avrà colore di sorta se non il vostro. Io vi ringrazio tantissimo, siete stati splendidi. Mi è piaciuta tantissimo. Grazie. La biblioteca sta per chiudere. Inizialmente le domande alle quali dovevamo rispondere erano 4. Io credo di aver parlato a sufficienza delle prime 3, avevo parlato della quarta. Qual è la quarta domanda? Noi dobbiamo imparare a cooperare, perché il bene che vorremmo offrire alle generazioni future sia condiviso. Io, l'ultimo libro che ho scritto è Le radici naturali dell'ordine sociale e l'anima immortale. Ho cercato nella natura gli elementi fondanti della socialità. E che cosa ho trovato? Ho trovato che la natura ci insegna, come sempre, come fa, e lo fa attraverso tre leggi ben definite. Prima è che la legge deve essere spontanea, di nascere da tutti gli individui che formano la società. Quando un comportamento... Oh, ragazzi, quando un comportamento animale è condiviso da tutti, dalla maggior parte del gruppo, viene iscritto nell'elica immortale, che è il DNA che porta le informazioni per tutto il funzionamento e efficienza del nostro organismo, ed è trasmesso alle generazioni future. Quindi spontaneità della legge è la prima regola della natura. Seconda regola della natura: cooperazione fra gli individui. Perché cooperazione fra gli individui? Perché se non ci fosse stata cooperazione, ma solo antagonismo, la vita non sarebbe esistita, per l'egoismo e per la violenza legate alla legge della sopravvivenza. Quindi le tre leggi fondamentali della vita: riproduzione, conservazione e ascesa di un qualcosa di misterioso attraverso tutto ciò che esiste. Terza legge che io ho scoperto alla base dell'ordine sociale: la mutualità dei rapporti, il famoso sino all'acqua, il nesso di reciprocità che deve legare gli individui nei loro rapporti sociali e economici, senza il quale niente è possibile, perché in un sistema che non è fondato su queste tre leggi o sulla loro alterazione, inevitabilmente viene diretto verso il margine del caos, e nel margine del caos trova il suo fallimento nel fallimento. Allora, cosa vi prego, voi che siamo arrivati tanti pochi e vorrei che fossimo veramente tutti? Su internet scrivete che questa riunione è stata interessante, che abbiamo affrontato argomenti importanti, che non avevamo mai visto una riunione così ben organizzata, grazie a Franco che l'ha diretta in un modo meraviglioso, al quale noi abbiamo dedicato la passione degli ultimi 30 anni. Per condividere con altri, non per guadagnarci. Ogni volta che ci siamo rimasti a casa l'abbiamo fatto pagando, mai volendo, mai chiedendo un posto in un partito, ma pagando di persona quello che era la nostra convinzione
la nostra dedizione, la nostra passione di vita, perché il mondo non cambia con gli interessi, il mondo cambierà con la passione, non con altro. E allora cooperiamo a diffondere quello che abbiamo fatto stasera su tutti i siti di cui siete a conoscenza. Accettiamo la legge della natura come principio superiore che deve guidare le nostre azioni, e allora ti garantisco, siamo pochi, ma noi vincere! Per vincere bisogna andare allo scopo, e allo scopo si va con la scopo, se non si allo scopo non ci siamo arrivati. È bello che le persone,